Alfio sta per uscire dalla locanda quando incrocia Luca. Luca. Alfio, ciao. Ti stavo cercando. Cosa è successo ad Andrea? Ha stabilito un risarcimento danni e una pena condizionale di circa 2 mesi. Presso Villa Visconti, immagino. Sì. Poteva andare molto peggio. Ma quando cambierà tua figlia? Chiede Luca, scuotendo la testa e andandosene. Alfio rimane amareggiato. A cena Marco è con il padre. Senti, ma che progetti hai per la tua permanenza a Como? Marco. Non so di preciso. A dire il vero, ho contattato il vecchio proprietario di uno studio legale. Vorrebbe cederlo, ma non c'è niente di concreto ancora. Sarebbe magnifico. Ma tu, ho visto che passeggiavi in tenera compagnia. Sì, Viola, una vecchia compagna di scuola, nulla di più. In locanda, Chiara nota una giovane entrare in locanda e chiedere del whisky. Ma tu quanti anni hai? Perché non ti fai gli affari tuoi? Detto così, un alcolico non fa per te. Oh, che palle. Una bambina entra chiamando la mamma. Anna, ti prego, arrivo subito. Mamma, io ho fame. Sì, ora andiamo in un bar. La giovane se ne va e Chiara rimane perplessa. Barbara è del padre. Papà. Ciao, tesoro, dice Lorenzo con una flebile voce. Ma che mi combini? Nulla. Al momento sbagliato, nel posto sbagliato. Però ho salvato Rebecca. Non credevo che Cecil fosse così pazzo. Ora è acqua passata. Senti, io devo scappare. Tra un'ora arriverà un finanziatore importante per quel progetto. Tieni alta la bandiera dei ponti, Barbara. Ovviamente. In mattinata, Giuseppe arriva da Diego. Non sai quanto sono contento di rivederti, dopo anni. Anche io. Devo dire che hai realizzato un bel diving center. L'ho ristrutturato. Diciamo che l'ho aperto molti anni fa, poi me ne sono andato con mia moglie. Ma le cose purtroppo sono andate male. Ed eccomi ancora qui. Capisco. E tu piuttosto? Io cosa? Beh, sei alquanto misterioso. No. Assolutamente. Beh, che ne dici di un bel giro al largo? Ah, ci sto. Alfio sta terminando il caffè quando Simone lo raggiunge. Nonno, ma che ha combinato, papà? Simone, tuo padre non ha mai fatto i soliti errori di sempre. Ho già capito. Io non voglio esserci quando arriva qui. Torni in serata. Simone se ne va, mentre Letizia raggiunge Alfio alquanto tormentato e lo abbraccia. In ospedale, Federico e Chiara hanno un breve consulto. Raggi penso che debba essere portato in psichiatria. Non è una persona affidabile, secondo me. Federico, posso capire che abbia tentato di scappare, ma consideriamo un approccio umano. Chiara, non mi piace quell'uomo. Vedrai, troveremo una soluzione. Piuttosto, fiori d'arancio? Mia madre mi ha accennato qualcosa. Sì, è molto presto.
Rebecca va ad aprire la porta di Villa Ponti. Marco, cosa ci fai ancora qui? Volevo sapere come stai e come sta tuo marito. Bene, ancora un po' debole, però si sta riprendendo, grazie. E tu? Sono ancora un po' spaventata. Senti, ho un incontro con il proprietario di uno studio legale, un certo Piga. Solo che non so da che parte muovermi. Sono appena arrivato a Como e... Che ne dici, se mi accompagni? D'accordo, ma poi devo andare in ospedale. Sì, ti darò un passaggio io. Chiara sta per arrivare in locanda quando nota la bambina già vista piangere. Si avvicina così quando la giovane che le aveva chiesto il whisky le intima di stare lontano, visibilmente ubriaca. Ora basta. O la smetti, o chiamo la polizia.